Ciao ragazzi, oggi sono venuto qui dal mio tatuatore, vi porto con me a fare un tatuaggio, un progetto che stavamo realizzando da un po' io e Giuseppe. Giuseppe è il mio tatuatore, vi lascio sia il follow su Instagram, si chiama Mr. Timo Tattoo, e il suo nome è Giuseppe, lo vedrete appunto in questo video, tatuatore top, bravissimo. Questa dovrebbe essere l'ultima seduta, speriamo sia l'ultima seduta. La seduta precedente abbiamo fatto un sacco di lavoro, perché comunque è un tatuaggio grande, che ha richiesto del tempo e continua a richiederlo. L'ultima seduta abbiamo fatto tante ore e alla fine ci siamo dovuti fermare perché io comunque ero cotto e per questo sono tornato oggi per finirlo. Abbiamo fatto passare un po' di tempo, nel mentre mi sono tagliato i capelli sotto richiesta di tante persone che mi dicevano tagliati quei capelli, anche se a me ricci piacevano, ma comunque anche così mi va bene. A voi piacciono i miei capelli? Quindi no, niente, ecco, siamo qui per l'ultima seduta, speriamo di finirlo e venite con me. Il tatuatore è là e ci aspettano delle ore di tortura. Purtroppo. Ammazza, è rimasta una bomba. Che dici? Sì, dovremmo. Ah, oh, ammazza, non fatto una cifra dei tappeggi. Ah, no, ce la facciamo, ce la dovremmo fare. Che c'è? Che è sta faccina? Cos'è questo faccino triste? Il pensiero dell'incognito. Ma secondo me in realtà è un tatuaggio di due ore. Io lo sto facendo due ore settimane. No, no, dico oggi, secondo me è una seduta di due ore, dai. Ha detto che è probabile! Ha detto che è probabile! Quindi abbiamo iniziato? 2 minuti. Secondo me non ha fatto effetto proprio. La crema no? Lui poi ha detto che non è abbastanza rosso. No. Metta la crema, non lo fa sentire. Già soffri? Ah no, è sbadigliato. No, lo sbadiglio. La prima volta che vedi pure fare un tatuaggio? No, una volta la mia ragazza per fare un triangolo sul braccio, ma ho mezzo rimosso, non so perché. Era imbriaca? Può darsi. O forse avendo fobia degli aghi. Ma cos'è? Questo. Ah beh, dai, quella la concerta. È la punta, vedi, sta uscendo. E viene il tatuaggio. Hai capito? Io sì. E viene il tatuaggio. Ah. Andiamo per iniziare allora. Sì. Ha fatto effetto sta crema? Non lo sai. Lo stai sentendo? Sì. Sì! Il silenzio! Zero! Ti sei pentito di fare questo tatuaggio? No. Cos'è qualcosa? Però? Mi pento di credere nelle creme. Allora, sta mascherina un po' mi salva. Ok. Perché così non puoi vedere le mie labbra. E quello un po' mi rode. Ho modo di comunicare solo con gli occhi. Ma comunicano, eh? Sì? Sì, sì. Sì, si capisce che sotto c'è... Sta accadendo qualcosa. Sì, dolore. Ah, povero me! Come va, capo? A me benissimo. Va bene, va benissimo, dai. Abbiamo quasi finito. Dai, no. È vero? Dai, giù. No, andrà, stava scherzando. Stiamo a metà? No. Vado a vedere a che punto siamo. Vai, vai. Mo siamo a un terzo, maestro. Ora si può dire, no? Un quarto, dai. Un quarto, dai, oh. Senti, fai la foto, mi fai vedere? No, però poi le emozioni. La ma mettimi una pozione realmente. Come procede? Bene, dai. Benissimo. A che punto siamo? Bene. Sempre quei due quarti. Brucia. Figo, però è allora.
quante persone l'abbia fermata per dirgli ma quanto sei vero. Soffri come un cane. Dai. Soffrendo come un cane. Andrea ha un problema, sta superando questo problema. Andrea ha sempre avuto le gambe ipersensibili. La prima volta che mi feci un massaggio tanti anni fa, la tipa inizia a toccare la gamba e tipo ho avuto uno spasmo così. Ferma! Perché mi faceva solletico, mi faceva le gambe. Poi, non lo so. Prima di provini d'amici, del primo provino d'amici, mia mamma dice devi andare bello, pulito, sistemato, fatti una ceretta alle gambe. Cosa? A mia madre mi ha detto una ceretta alle gambe, sei fusa? E quindi lei mi prenota questo appuntamento a... Quindi sei fusa ma gli hai dato retta? Per forza, c'è sempre una prima volta. Io non ho mai fatto la ceretta e l'ho fatta solo quel giorno per farla contenta. Niente, faccio sta ceretta, praticamente la tipa dopo 45 minuti era ancora sullo stinco destro e sullo stinco sinistro. E lei dice, guarda che io solitamente faccio due gambe intere in 40 minuti. Dopo 45 abbiamo solamente fatto due stinchi. E io a quel punto gli ho detto, provo a salire un pochettino. Tra l'altro i miei peli erano lunghi, la tipa non l'ha neanche accorciati, questa furba malandrina. Quindi che succede? Prova un po' più su qua, strappa e dico, senti basta e vado a casa. E quindi sono tornato a casa con un pantaloncino di peli e con gli stinchi praticamente lisci come le donne. Mi ricordo che era un sabato, i miei amici la sera mi scrivono, mi fanno, Andre stasera usciamo? E tu ragazzi io c'ho la febbre. Mi era presa la febbre per fare la ceretta. Ti sei proprio stressato allora. C'avevo la febbre. Povero. Poi la mia testa comunque è stupida e quindi un po' di anni dopo decido di farci un tatuaggio. Una tigre. Qua, sulla destra. Questa tigre praticamente, voi non so se lo sapete, ma non ha la coda. Perché la tigre parte da qui e le sue chapette sono qui. Qui dovrebbe partire la coda che passa vicino all'inguine e sale qua. Non ho mai potuto fare questa cosa perché dopo che era riuscita ad arrivare fino al sedere della tigre, mi sembrava abbastanza completa, in lacrime io ho detto basta. Dopo un po' di anni, l'anno scorso, decido di fare l'altra coscia e decido di tatuarmi Joker. 7 ore di tatuaggio, le ghiandole dell'inguine io le sentivo in fuori, infiammate, tipo rotte. La gamba era in ipertrofia. Era in ipertrofia, faceva così la gamba. Ogni volta che lui partiva facevo così. E lui mi faceva, Andre fermo, ma non ci riesco. E quando sono uscito dal tatuatore, che ero contento di aver finito, ho solamente dopo capito che dovevo affrontare il trauma del post tatuaggio sulla coscia, che è stato ben peggiore di quello della tigre. Infatti non riuscivo a camminare, dovevo andare a prendere la macchina, abbiamo finito alle 2 di notte, quando ancora il Covid non c'era, eh? Raccomando. E niente, non riuscivo a guidare, non riuscivo a mettermi i pantaloni, non riuscivo a camminare, così facevo. Tesa. Così. Nonno Andreas. Ho fatto le prove per il futuro. Dici ti vuoi fermare? Penso per oggi sì, dai. Siamo fatti le nostre 3 onestissime ore, no? Dai, sono 6:30. Vedo, mi rimetto per un'altra mezz'oretta. Però vedo, valuto. Dai, fa a metà. Si vede una macchia là. Mamma mia raga, infinito. Vai, l'ultimo diciamo sforzo della giornata. Dai, un altro pochino. Dai, dai. Coraggio. Dai, metti, faccio un altro pochino. Mamma mia, adesso è come se fosse a freddo. Sforzo di oggi. Famolo, famolo. Dai, mo te sei casato? Sì. Mo sei casato. Che sa che è l'ultimo sforzo. Stamina. Posso dire che vado via meglio? Che me dava fastidio? Pure a me mi dava fastidio se non facevamo una gamba, scusa. Ma almeno una gamba. Facci vedere. Là. Quindi si procederà la prossima volta sarà l'ultima volta. No, secondo me no. Dai, la prossima volta si spera che sia l'ultima volta. Questo gliel'hai già messo? No. Questo è quello che brucia. Eh sì. E fa più male questo di tutto ciò. Fa più male i disinfettanti. E poi è acqua virginiana. Sì. Anche oggi noi abbiamo fatto il nostro. Perché comunque... Hai fatto un cazzo, tu abbiamo fatto noi. Oggi hai anche un po' sofferto e sei stato bravo, dai. Ma è doloroso dopo che tu... Certo. No, sei sempre sullo stesso punto. E ho capito dopo perché fosse così doloroso. Perché quando lo sono andato a vedere, c'è una ghiazza nera così, per farla diventare nera così, tu sopra hai fatto così. Ma è mentale il dolore. Sì. Buona Shaolin.
E si spezzano le katane addosso. Bravo. Loro. Questa parte centrale è il drappeggio. Il drappeggio, calcola, se ne andrà a solo un paio d'ore solo al drappeggio. Come? Lui. Quindi mi sa che bisogna dividerlo. Se lo vogliamo fare super realistico, tocca lavorarci un po'. Più ci lavori, meglio viene. Almeno una settimana, due devono passare. Quindi non è capito, è finita così. Oggi alzo la bandiera bianca. Alza la bandiera bianca. Dobbiamo... See you next later. Sì, ci dobbiamo rivedere. Per quante ore? Non lo so e non mi chiede. Dai, un'altra 4-5 ore abbiamo fatto. 4-5 ore abbiamo fatto, poi ne varrà la pena quando faccio vedere questo tatuaggio, perché non ce la faccio più, voglio far vedere. Per oggi sono contento, siamo entrati che era giorno, uscimo che è buio. Vai. Siamo sparati queste 3-4 orette così. Uno dice, tu sei nata, la spa, no? A soffrire. Siccome la mia schiena stava troppo bene, dovevo fargli un po' del male. Così. Tendo a spaventarti e tu sei preparato al peggio. A 20 ore di tatuaggio. Poi magari dici, ah, io pensavo peggio, beh, oh, sei forte. Allora ti do anche un motivo per essere orgoglioso di te. No, non è questo il caso. Infatti parlavo degli altri. Ecco. Oh, dai. Quindi abbiamo messo sta crema? Sì. Adesso vado a incontrare tutti i santi. Sicuramente non sarà oggi la sua fine, quindi vai tranquillo. Del tatuaggio? No, no. No, della sua vita. Della vita. Avrà comunque una fine. Oggi. Concessionario o non concessionario? Per ora ok. Stabile. Ci stanno dei punti ultrasensibili. Sì. Fai una cosa tipo super mazza di dolore che la usiamo come copertina del video. Cioè tipo a morire. No. Come no? Quella viene da sé in un momento. Spera tra un po'. Se vuoi te la faccio fare io. No. Sto scherzando. Guarda, basta pigiare in un punto. Il panico nei suoi occhi. Sì, ma lo so. Il dolore è uno stato mentale. Dicono, Male? In questi attimi momenti sì. Il dolore è uno stato mentale. Dicono, Adesso ti riprendo proprio attaccato perché vedo che è un momento dove. Un punto dove ci si diverte. Oddio. Dole? Ma perché ci stanno dei momenti? Eccolo. Fischia. Prima parte. Cerca di non muoverti. Prova, capo. Procede bene. Abbiamo finito il drappeggino. E ora procediamo a fare la testa. Adesso Andrea abbiamo finito il drappeggio. Ci siamo quasi, hai sentito che ha detto il maestro che ha finito il drappeggio. Vorrei poter essere felice di questo. Dopo il drappeggio che c'è? La morte. No dai, ha detto la testa e le ali, abbiamo finito. Che ce l'ho? La passeggiata di salute. Fai un saluto ai iscritti di YouTube. Che faccio? Un saluto agli iscritti di YouTube. Ciao. Che stai a fa? Un tatuaggio. E come va? Bene. Stai soffrendo? No. Per niente? No. Pensavo... Perché io ho la mano leggera. Lui è bravo, io pensavo peggio. Ok. Stavo peggio. Non fa male. No.
Dai, poi faremo un video. Vedi, abbiamo fatto apposta per farvi credere che faceva male. Ma sì. Realtà, dopo che non fa un cazzo. Lì fa male. Dove? Lì. Lì dove? Lì. Lì. Come? Lì. Proprio lì. Poi mi piace. Ti sei pentito? Di che? Di aver fatto il tatuaggio? No. E allora? No, no. Tatuaggio no. Pentirsi mai. Ci pensi prima? Però ho pentito di non aver fatto la crema dell'altra volta, sì. Sì. Lì, 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 lo sa anche lui. È lì, è lì. È lì il cazzo. Però se non lo facciamo... Non c'è un fare. Cristo di punto. È lì. Lì. No, è fuoco, è fuoco, è fuoco. Giù, no, giù, 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 giù. Siamo vicini allora, è fuoco, fuoco, fuoco. No, Lo so, Andre, lo so che è fuoco. No, 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 non ce la faccio, non ce la faccio. Ce la fai, ce la fai. No, 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 no. Lo so, non c'è più pace. Ma io ti credo. Non c'è più pace, giù. Ma io ti credo, ma la pace è mentale. No, sì. Mi fa male. È continuativo dolore, come prima. Ma no, lascialo per... Vabbè, non mi crede nessuno, tanto... No, no, brucia, Ti distraggo. Magari voi arrivare a un altro punto e ci fa meno male. No, si è svegliato tutto mo. Dai, ci siamo quasi, coraggio. Resisti. Vado avanti, vado avanti. Fuoco nel fuoco. È lì. È lì. La stessa parte. Sì, giù. Ma no, l'ho fatto sotto. Giù, ma l'ho fatto qua. No, l'ho fatto giù. Qua. Esplode. Giù qua. Hai visto? Andava bene mentre parlavi con me. No. Coraggio. Basta, voglio finire, basta. È finito. No, non è finito. Oh, io tutto non ce la faccio più. Basta. Non ce la faccio più. È finito, coraggio. Dai. Lui si incazza. Io soffro. Cosa? Ho finito le cartucce, glielo sto a dire. Vai. Ma appena tocchi poi... A me mi viene... 20.000. Non lo so neanche io. Il tour dei tatuaggi. Dai, dillo, 20.000 tatuaggi. Vale, adesso ammazzo. Sono 10 volte che parlo dei pollici, io c'ho il fuoco dietro. Pollici, sì, 20.000 pollici e faccio il tour dei tatuaggi. Ve li spiego uno a uno. Conviene. E li spiego tutti. Se sopravviverai. Tranne questo, che si è commentato a sé. Se amore e sofferenza. Sì. Amore e mente. Lo so che mi stai odiando giù. L'importante è che lo sai. Io però ti voglio bene perché so che hai fatto un capolavoro, però sono arrivato. Scherzavo. Sono arrivato alla frutta. Mi fa ridere questa musica sotto mentre tu capolavoro. È la fine di un film, eh? Cioè, io, so, che io così tatuato, io così crocifisso. No, ma lo so che non mi odi, che sono una persona nel momento, però tanto poi quando vedrai i pollici sarà felice. Intanto sta a vedere le stelle, dai, poi vedrai i pollici. Ah, il tatuatore è il morto. Voilà, è finito. Grazie, sì. Solo perché non te palle, perché sennò avrei continuato almeno un'altra mezz'oretta a farti i dettaglietti. Mezz'oretta, lo so. No, ma sei infiammato, no, ma va bene così, non è che necessiti troppo. Senti anche adesso che ci stai a mettere sta cosa. Sono lì a destra, io sento tutto lì. È qua che ti sei infiammato. Madonna mia. È finito. Che è sta cosa, sto acido che stai mettendo? Criptonite. Verde. Ecco perché mi fa del male. Allora sono proprio Superman. È super top, è veramente figo. Anche super rosso. Sì, vabbè, quello. Dettagli. Abbiamo fatto, dai, abbiamo finito.
Realmente. Oddio. Oh, abbiamo finito. In realtà non è infiammato, l'ha fatto una sfumatura. Colore rosso, ho usato. Ho messo un fucsia. Ti senti un po' meglio? 5 minuti con questo. Un po' meglio rispetto a prima, sicuro. Ti senti liberato? Più leggero? Più leggeri, dai. Che ti ho sofferto un cane sto giro? Stavolta sì. Tu sei molto ottimista nelle cose. Che dici, no, non è rossa, era rossissima, la fucsia. Vabbè, in un momento del genere, se gli dici no, è viola, è paonazzo, quello proprio impazzisce. Ha finito, sembra che ancora sta a soffrire. Sì, perché è forte. L'importante è che abbiamo finito, dai. E lui ti svento la pure, oh, ma che vuoi, zio? Madonna, mo lo vedo veramente rosso. È diventato più rosso di prima. Fatemelo vedere. No, non è così. Ah, ora io dico io. È normale che è rosso, dai. Inizio le sciabbe, te. Beh sì, è rossiccio. Rossiccio. Vabbè, deve riposare. Sì, è tatuaggio che Andrea. È venuto fighissimo. Ah, una figata pazzesca. Allora ragazzi, abbiamo finito il tatuaggio. Lui è il tatuatore, il numero uno. Abbiamo finito finalmente. E l'ho fatto soffrire e lui ha fatto soffrire me, quindi è stata una cosa reciproca. Tornerò per farglielo vedere quando sarà guarito. Faremo così... una bella foto guarita, così. Bravissimo. Seguitelo. Seguitemi. Lo studio è Swan Song Tattoo. Lui è Mr. Timo Tattoo. Suo nome è Giuseppe, che si capisce, non c'è bisogno di scriverlo. E niente, dai, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mettete tanti pollici in su. Lasciate tanti commenti, attivate la campanella delle notifiche, seguiteci e iscrivetevi. Fate tutto quello che vi pare. E prendete appuntamento con Giuseppe.